Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Airport Zero, un gioco che è già uscito da parecchio tempo. Io avevo già portato un titolo simile che era Sim Airport tempo fa. E questo invece è stato tradotto in italiano, è uscito dall'Early Access, non lo avevo mai avuto, costa circa 21,99 euro su Steam. Che denota una grande passione degli sviluppatori per questa tematica, quella degli aeroporti, e il fatto che comunque anche qua sotto potete vedere che hanno aggiunto un recente aggiornamento con 25-24 casi di emergenze da affrontare, e quindi c'è una notevole profondità di gioco. Ma ve lo faccio vedere, lo vediamo rapidamente. Lo scopo di questo mi piace già così: Indie Gameplay Ita. Quello che voglio farvi vedere è appunto com'è questo gioco, ma soprattutto cercare ancora una volta di farvi invasare o comunque farvi capire un attimino quanto è profondo questo titolo. Lo piazziamo nella mia regione, nella mia provincia, facciamo un aeroporto, diciamo per cominciare, un indie airport. In codice IATA, ovviamente IND. Vediamo se troviamo qualcosa. Aeroporto IND, vediamolo qua tra le montagne. Aeroporto IND. Non facciamo sandbox, quindi possiamo giocare con i soldi, col sistema economico. Abbiamo diverse difficoltà che variano, diciamo, i livelli diciamo, soldi all'inizio, i livelli, i gradi di emergenza. Insomma, iniziamo con il livello semplice, perché lo scopo di questo gameplay è quello di farvi vedere il gioco. Non insegnarvi a giocare, questo lo metto come disclaimer perché non pretendo, è un gioco che per essere padroneggiato richiede diverse ore e ci sono già diverse serie sul tubo in modo da comunque imparare a giocarlo. Quello che voglio è scoprirlo insieme a voi, l'ho visto un attimino all'inizio, la mia idea è quella non di pianificare un aeroporto grande, ma di fare qualcosa di piccolino, come già presente nella mia provincia. Allora, benvenuto, il primo giorno, il pannello di costruzione, ci sono tutti gli oggetti, poi li andremo a vedere tutti. Con il tasto Tab poi si apre questo pannello qui dove c'è la dashboard che ci dà tutta la valutazione. Qua abbiamo il pannello dell'economia con tutte le spese e le entrate, le operazioni che ci permette di aprire o chiudere l'aeroporto. Abbiamo anche la possibilità poi di pianificare gli orari dei voli vari quando inizieremo. Adesso ci dice di iniziare comunque con un aeroporto piccolo e di stipulare i contratti. Ecco, i contratti sono una di quelle cose veramente belle di questo titolo. Allora, qua abbiamo una strada con una zona di transfer site e una zona di delivery, l'invio, insomma, e qua possono arrivare i pullman con i nostri lavoratori. Faremo un piccolo terminal, faremo un aeroporto dedicato al momento, perché poi si potranno andare ad acquistare altre zone. Abbiamo 3 milioni di euro adesso, possiamo comprarne altre e espanderlo. E al momento lo faremo solo per i voli amatoriali, diciamo quelli a scopo didattico di VFR, in pratica il volo a vista. Conosco un po' di terminologia grazie a Fly Simulator. Qua abbiamo, iniziamo a vedere subito il menu, vediamo tutti i vari menu e poi iniziamo un pochino a costruire. Qua abbiamo il terminal, abbiamo la possibilità di mettere le fondamenta, cioè qualora volessimo creare un aeroporto, quindi con la zona d'entrata, i negozi, i bagagli, quelle cose lì, lo possiamo fare ed è questa la zona in cui si possono fare le fondamenta del terminal, la pavimentazione. Varie pavimentazioni con i materiali, la moquette, insomma, sempre più cose, i muri, le porte, le finestre, i cestini della spazzatura, i distributori automatici, i vari lampioni, i proiettori, le recinzioni, i cancelli e così via. Qua abbiamo la zona delle stanze dove possiamo adibire zone del terminal, appunto in zone personali, bagno o stanza del personale. Abbiamo le infrastrutture che spaziano dai tunnel d'ingresso, strada pubblica, strada di servizio, strada a senso unico, i checkpoint dei veicoli. Abbiamo i marciapasses, abbiamo gli attraversamenti pedonali, abbiamo il sito appaltatore, che sono appunto dove arrivano i lavoratori.
Abbiamo le fermate degli autobus, le pensiline per autobus, le fermate delle auto, quindi intese come per caricare e scaricare persone, le fermate dei taxi e il parcheggio pubblico dove si possono parcheggiare le auto per tempo comunque più o meno lungo. Abbiamo le strutture aeroportuali che si va dalla torre di controllo che io comunque inizio già a piazzare, bisogna sempre fare attenzione a selezionare da sopra perché sennò non c'è la piazza. Metterò una torre di controllo qui perché comunque servirà. Poi abbiamo la pista piccola, cosa che farò immediatamente, possiamo scegliere se farla in erba o in asfalto. Io dico che in erba sono belle, però in asfalto magari è anche meglio. Allontaniamo un po' la visuale, la inizio già a piazzare in modo da fare questa piccola pista. Abbiamo poi le rampe delle piste dove è possibile poi uscire, entrare, insomma, dalla pista, quindi mettiamo magari una qua. Una in fondo e una magari anche a metà. E abbiamo poi i gate per gli aerei, abbiamo le fondamenta per le vie di rullaggio che possiamo fare in cemento o meno. Io adesso le vado a piazzare, le farei tipo 5x5, 5x5, vedete 5x5 e 5x5. Le vie di rullaggio sono fondamentalmente delle strade che poi fanno comunicare. Cioè fanno muovere l'aereo, cioè l'aereo arriva dalla sua zona di parcheggio, si fa il rullaggio fino all'inizio e poi prende e fa il decollo. Abbiamo la zona, diciamo, il percorso, vedete che qua va collegato il percorso dove comunque fa transitare gli aerei. Abbiamo qui poi il deposito dei veicoli, abbiamo il parcheggio per piazzole di parcheggio per veicoli di servizio, abbiamo il deposito di carburante, abbiamo la stazione meteorologica, la lastra di cemento, insomma altre cose decorative. Abbiamo poi il sistema di nastri trasportatori che al momento non è abilitato perché tante cose le sbloccheremo con la ricerca e sviluppo. Qua abbiamo il personale, quindi varie stanze adibite al personale, zona del personale, le scrivanie. Abbiamo i banchi che non abbiamo ancora, abbiamo la sicurezza, abbiamo i bagni con le varie cose da poter piazzare, i negozi che non abbiamo ancora, ristoranti e bar, lounge della compagnia, posti a sedere, decorazioni e modelli che non abbiamo, cioè cose diciamo già precostruite. Possiamo iniziare a dare un'occhiata allora alle strutture aeroportuali, iniziare a mettere magari dei gate, vediamo un attimo, gate in cemento, quindi praticamente andare a mettere una zona, magari ne mettiamo due o tre, dove parcheggiare gli aerei. E poi magari andare a mettere questo un deposito di veicoli, inteso credo veicoli, veicoli nostri, insomma. Possiamo andare a piazzare una strada di servizio. Anzi, prima di tutto andiamo qua nelle zone, no, scusate, nell'area delle infrastrutture. Facciamo una strada di servizio che gira dentro. Oh, scusate che continuo a sbagliare. Infrastrutture, strada di servizio, così. Le facciamo passare di qua perché poi qua vedete che serve una zona poi dove si potrà andare a collegare. Qua abbiamo il checkpoint dei veicoli, vediamo anche la descrizione, il gioco è completamente in italiano. Accedere a transitare strade, ok, quindi praticamente possiamo fare il nostro check di servizio così. No, ho sbagliato, devo andare a prendere adesso il bulldozer e distruggere, rifacciamo l'area di servizio giusto così per farvela vedere un po' al cazzeggio. Così riprendiamo la strada di servizio così in modo che qua possono entrare i nostri dipendenti. Poi andiamo avanti, vediamo che cosa possiamo fare d'altro come infrastrutture nostre interne, non del terminal, ma le strutture aeroportuali. Abbiamo fatto il deposito veicoli, 20 veicoli massimo. Abbiamo piazzole di parcheggio per veicoli di servizio. E vedete che la possiamo mettere anche da questa parte. No, non la possiamo mettere qui. Sì, e poi andiamo a mettergli magari nuovamente la strada di servizio. Continuo a sbagliare. Strada. 1, 2, 3, 4, 5. Questo è tutto fondamentalmente un progetto perché dobbiamo costruire ancora. Però, vabbè, volevo fare la stazione di carburante
perché mi servirebbe molto avere il deposito di carburante. Vediamo un attimo, deposito di carburante, che è questo. Deposito di carburante dove magari andiamo a metterci magari una... Adesso non so esattamente come funzioni, però possiamo mettercela così. Magari la possiamo mettere anche qui. Piace così? Sì? No, perché le vedevo così su Flight Simulator, io quindi le andrò a piazzare lì. Vabbè, in sintesi, aree ce ne sono. In pratica, gli aerei possono atterrare, parcheggiare lì, fare il rifornimento e va bene. A questo punto, premendo il tasto Tab, possiamo andare nel pannello Economia, vediamo i contratti offerti. Ci offrono contratti per quanto riguarda il lavoro. In questo caso, abbiamo questa 85, 85 operai a 8,7 euro l'ora. Mentre qua ce ne danno 134, 5,9. Io firmo questi e fine così. Sulle operazioni dovrebbe essere possibile qua impiegare gli operai. Io ne ho 134, li impiego tutti. Quindi praticamente posso, togliendo la pausa, vedere l'arrivo delle macchine, diciamo, che portano dei camion che portano i materiali per la costruzione di tutto l'aeroporto e in seguito poi anche l'arrivo dei lavoratori pronti a lavorare. Adesso intanto vedete che si sta facendo, si sta scaricando tutto. Qua mi dice che mancano ancora tutto, manca ancora tutto. Arrivano anche le mail. Pensate che addirittura da quello che ho visto, qua c'è il benvenuto del sindaco della zona, e potete addirittura ricercare, installare pagando un anti-spam per non far arrivare lo spam delle mail. Cioè. Allora, intanto abbiamo scaricato i materiali. Non ho visto se ho impiegato effettivamente i lavoratori. Ok, qua ho messo utilizza, quindi ho fatto la telefonata. Gli operai stanno arrivando con i pulmini. E vorrei sporcarsi le mani. Perfetto. Una volta che poi avremo costruito, potremo andare a collegare tutta la zona di rullaggio dicendo qual è effettivamente la via. Quindi collegheremo tutti i punti e poi li faremo entrare qua. Tanto vedete che l'oggetto non è operativo perché poi infatti possiamo andare a decidere di accenderlo o meno, la struttura, se farlo usare di notte o meno. Intanto stanno costruendo tutto. I nostri 100 operai non possiamo prendere più appalti. In pratica, volessi più operai, non posso accettare anche l'altro contratto perché non me lo consentono. È veramente figo perché fila via veloce, però stanno costruendo, stanno facendo il loro lavoro. Non ci sono cose tipo come altri che sono giochi completamente diversi, come Survival, dove ti dicono non abbiamo materiale. Qua fanno, ovviamente, basta avere il soldo. E in pratica, qua perdiamo circa 1300 euro all'ora. Perché ovviamente viene calcolato quanti soldi abbiamo, quanto stiamo costruendo. La pista è pronta. La pista possiamo cliccare e dirgli di utilizzare. E calcolate che guardando dei video di qualche anno fa c'erano molte meno opzioni. Aereo piccolo, aviazione generale ok, aereo medio, aereo grande, voli commerciali no. Quindi possiamo attivarle o meno. Non so ancora cosa siano tutte queste cose. Però posso comunque andare ad attivarlo. Solo partenza, arriva al solo, entrambi, partenza e arrivi. Posso attivarla o disattivarla e va bene. Dopodiché aspettiamo che costruiscano tutto. Ok. E i lavoratori adesso in teoria sono lì che non fanno niente, cioè hanno già praticamente costruito tutto. Abbiamo fatto anche la torre di controllo. Vediamo se abbiamo altri contratti da poter accettare. Esatto, abbiamo il controllo la scelta del carburante con la qualità 1,5 al litro, 1,5 al litro, 1,53, 1,46. Sì, firma. Abbiamo firmato un contratto anche per il carburante. Quindi in questo caso avremo un fornitore che ci porterà. Questo checkpoint non è accessibile da nessun tunnel di servizio. Quindi vediamo di fare anche la zona adesso di servizio qui. Qua manca? Sì, evidentemente sì.
vediamo se questa nuova istruzione arriva e poi possiamo andare a pianificare la via qua, questa qui, che è praticamente il percorso della via di rullaggio, la rampa della pista non connessa. Qua io poi sono abbastanza scarso in tutto questo, però rampa della pista non connessa. Allora, praticamente così possiamo andare a piazzare il percorso a uno all'altro e poi possiamo metterlo così. Queste sono. Ok. Ora è il momento di accettare il primo volo. Al momento possiamo accettare solo voli AG, aviazione generale, un aereo piccolo, perfetto. Sì, assolutamente. Allora, dovrebbe essere tutto collegato, dovremmo poter dirgli no. Possiamo dirgli di accendere la struttura. Ah no, l'ho chiusa. Apri. Sono tutte aperte. Il carburante, vedete, questo è bellissimo, perché possiamo rifornire il carburante. Quindi una volta che ci portano il carburante possiamo vedere a che livello è lo stesso. Qua dice che non è accessibile il tunnel d'ingresso, perché devo capire un attimino come fare. Vediamo se c'è qualche strada a senso unico. Tunnel d'ingresso. Di entrare e uscire dall'aeroporto. Vabbè, scusate, ma facciamo così, eliminiamolo. Ok, dai, accelerate un po' il tempo che mi demolite tutta la zona qua e mi fate connettere la zona con. Facciamo un'unica strada di servizio in modo da comunque consentire il rifornimento a tutto. Qua non me lo fa fare, non so perché. Comunque andiamo avanti, lo facciamo arrivare qua. Qua mi dice che c'è qualcosa che non va. Eh sì, perché praticamente non è collegato a niente, quindi questa qua è una cosa che non ci serve, la spengo. E va bene, è arrivata notte. Possiamo far passare il giorno quando è notte? Sì, infatti sta andando avanti veloce. Aeroporto è chiuso e va bene. Possiamo andare a vedere se ci sono contatti altri per accettare magari i voli. Panoramica del bilancio, abbiamo le tariffe, abbiamo i prestiti, abbiamo i contratti accettati, quelli in attesa, però non ce ne sono altri che ci interessano. Possiamo aprire l'aviazione generale, aprire l'aeroporto e vedere se effettivamente funziona. Possiamo attivare e disattivare un'autocisterna getta 1, servizio di catering, ok. Intanto abbiamo costruito la nostra stradina, dobbiamo connettere la strada che manca, scusatemi ma non sono una cima in questi giochi, ma in realtà il mio scopo è ben alto, nel senso che io voglio farvelo vedere, farvelo un pochino conoscere. Qua abbiamo un parcheggio. Allora, la pista tecnicamente è questa, è disattivo. Apri la pista. La pista ora è aperta. Qua non è operativo. Pista di atterraggio non connessa. No, è connessa sì. Boh, adesso ci studiamo un attimo. Dobbiamo accelerare il tempo però. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa che non riesco a fare qui. Gate per aerei, fondamenta via di rullaggio, percorso della via di rullaggio, è tutto giusto, devo connetterlo così, tac. Ah, così, adesso è tutto attivo. No, qua. Ok, è arrivato il primo aereo che va e si parcheggia. Vediamo un attimo se c'è il carburante qua, non c'è ancora. Disabilità, riordino carburante in automatico. No, però non ho la cisterna, però mi manca una cisterna. Cioè, io ho fatto il servizio di carburante, ma non ho il deposito di carburante piccolo.
Ok. Chissà, dovrei fare forse una strada che va su per i veicoli di servizio? Beh, la facciamo subito. Non è un problema. Veicolo di servizio, così, e facciamo la stradina che passa di qua e va magari a rifornire l'impianto, no? Facciamo così. Sì, perché credo che in altri punti non vada. Quindi vediamo, vediamo, vediamo. Via. Adesso arrivano i materiali. I laboratori sono sempre lì fermi in attesa di... Se ne vanno e... Però intanto qua sono già due gli aerei che arrivano e si iniziano a fare due soldi. Più che altro non abbiamo carburante per poterlo riempire. Quindi rifornisce a livello massimo serbatoio. No, non capisco come. Ah, sono un pirla. Io devo attivarlo. Giustamente, credo che io debba attivarlo. Allora, qua sono gli operai. Ok, progetto ricerca e sviluppo. Possiamo cliccare per ricercare un nuovo progetto. Metto in pausa. Possiamo ricercare la licenza commerciale. Il carburante. Ricerchiamo il carburante. Inizia progetto. Firma. Firmato Indie. Quindi ricerchiamo il carburante. Ah, non abbiamo ricerche di amministrazione. Ok, niente. Niente. Vediamo un attimo sempre il discorso dei contratti. Allora, abbiamo economia, abbiamo i contratti disponibili, i contratti accettati, Nature Fuel. Seguenti condizioni, deve essere pagato al momento della consegna, verrà consegnato automaticamente quando il deposito di carburante conterrà meno. Ok. Qua ha pagato 100, vedo che... Però non riesco a capire perché non mi facciano carburante. Poi vabbè, se lo sapete ditemi che... Perché qua non me lo fa fare. Quindi non riesco a capire se mi manca qualcosa effettivamente o meno. Vediamo subito. Checkpoint veicoli, marciapiede, sito appaltatore, sito di consegna, fermata autobus, pensili... No, non c'è nulla. Deposito veicoli l'abbiamo già fatto, che anzi sì, l'abbiamo già fatto. L'unica cosa che non 20 parcheggi disponibili. Più che altro qua non è connessa alla strada e non so perché. No, non me lo fa, vabbè. Pazienza. Strada pubblica, me la fai fare la strada pubblica? Qui? No, non lo lascia proprio mettere. La torre di controllo è qua. Questo è il parcheggio. Tanto noi abbiamo sempre gli aerei pieni, ma non abbiamo possibilità. Adesso questo aereo qui, se ci clicco sopra, vedete adesso volerà da qui fino a Dresden. Quindi va, lo vediamo a velocità normale in modo che ci facciamo anche un'idea. Volerà a Dresden. Con i Cessna, insomma. E iniziamo a fare due soldi. Infatti iniziamo adesso a perdere meno soldi. Allora, sarà perché è un po' che non costruiamo. Ora qua viene atteso l'ok dalla torre di controllo. Viene messo in pista 36. Si orienta, dovrebbe fermarsi, accelerare al massimo. Si sente il rumore che aumenta e l'aereo parte. E se ne va. Perfetto. Io direi di demolire questo. E calcolate che fino adesso non abbiamo visto ancora nulla a livello di aeroporto, diciamo, serio, commerciale, con negozi, con personale. Quindi... Insomma, non è tutto qui. Vediamo. Ma pagano qualcosa? Sì, probabilmente pagano 100. Pagano 100. Tanto stanno venendo qua a sistemare. No, più che altro non capisco perché non mi depositano il carburante. Rivedi il contratto. Richiedi carburante extra. Boh, io glielo richiedo, ma in realtà non ho ancora capito perché non me lo portano. Comunque, va bene. Personale. No. Non lo so, diamo un'occhiata come ultima cosa qua, dove abbiamo tutti i vari mail e messaggi. Ah, eccolo qua.
Non esiste nessun checkpoint. Ah, eccolo qua. Ok. Sì, infatti, non esiste nessun checkpoint. Leggiamoci la mail precisa. No, era quello. Checkpoint. Ok, quindi manca un checkpoint. Ok. Ah, tra le strade di servizio e quelle pubbliche. Ah, ok, ho capito. Quindi praticamente lo devo rimettere, che l'avevo appena levato. Se io però facessi... Ah, possiamo scegliere anche il permesso. Ok, demolisco questa strada qua. E faccio una strada pubblica e una strada privata dopo. Vediamo se me lo fa fare. Anzi, no, annulla, annulla. Vabbè, stacca, stacca, stacca. Vabbè, intanto magari il checkpoint lo mettiamo comunque qua. E vediamo un attimo se funziona. Allora, se mi ricordo dov'è. Tac. Qua e qua me lo fa mettere. No, non me lo fa mettere. Ok, e qua diventa una strada di quelle di servizio. Perfetto. Adesso dovrebbe andare. Ok, va bene. Qua mi avete demolito tutto, ma va bene. Vabbè, non comunica più qui, però perlomeno riusciamo a costruire sta cosa. E vediamo se funziona, perché in effetti sì, dovremmo creare... Ok, adesso sì, funziona correttamente. Deve esserci da un lato la strada di servizio e da un lato la strada pubblica. Quindi in teoria adesso con l'edificio completato dovrebbero riuscire a consegnare il carburante. E quindi praticamente l'aeroporto arriva, la gente arriva perché già qui oltre diventa area di gestione del nostro piccolo aeroporto. Perfetto, dovrebbe essere ok adesso. Andiamo a rivedere nuovamente la dashboard con tutte le informazioni principali, con tutte le problematiche, le compagnie che abbiamo, il gradimento. Abbiamo le email, abbiamo appunto le operazioni con quando accendere e quando spegnere le luci aeroportuali. Come assegnare la pista, ma al momento ne abbiamo solo uno. Abbiamo un asse trasportatori, la pulizia, le manutenzioni. I servizi, appunto, agente di rampa, servizio carburante, c'è cioè proprio con la gestione del pannello di controllo dell'aeroporto, i progetti di ricerca e sviluppo e abbiamo anche la costruzione, quindi impiegare, licenziare, diminuire tutti i lavoratori dell'appalto che abbiamo accettato. L'economia con gli ingressi, attualmente abbiamo guadagnato 800 dollari, 800 euro in quest'ora, nell'ora precedente quasi 2000, nel medio orario di 500 euro. Le spese al momento sono ancora troppo alte, quindi dovremmo pensare. Abbiamo le tariffe, però dobbiamo fare un CFO, abbiamo la possibilità di chiedere prestiti alle banche, possiamo vedere i contratti, al momento ci sono questi, poi si aggiungeranno credo anche i catering e i vari negozi, il personale che abbiamo, la felicità e così via del personale, i candidati, quindi possibilità di assumere dagli amministratori ai CFO, agli inservienti, abbiamo i turni, possiamo scegliere assumendo un direttore delle risorse umane gli orari di lavoro e poi abbiamo il consiglio di amministrazione dove possiamo andare a prendere il CEO, il CFO, noi siamo il CEO, c'è cioè il direttore delle risorse umane, risorse, direttore degli acquisti, direttore di strategia e il CEO. I veicoli che al momento abbiamo all'interno ma non ne abbiamo, possiamo acquistare dei veicoli, l'autocisterna che ci serviva. La ordino. Abbiamo le statistiche e poi ovviamente il tutorial. Direi che di cose ce ne sono anche troppe in questo gioco. Andiamo avanti. Infatti stanno arrivando tutti adesso con il bilico. Ma perché? Non li fate passare? Non li fanno entrare perché? Perché ho comprato l'autocisterna. Il nuovo prodotto è stato consegnato dove? Ah, l'autocisterna. È vero. Quindi? E va a parcheggiarsi all'interno del nostro. Ok, quindi possiamo vedere i veicoli all'interno, possiamo anche consultarli da qui. Quindi abbiamo impostargli il colore, assegnarlo o venderlo. Lo assegniamo a questa. Questa. Possiamo? Sì.
Più che altro non capisco perché non abbiano fatto entrare i bilici con il carburante, però vabbè. E infatti siamo ancora scarichi. Vediamo se c'è qualche criticità adesso qua nella dashboard. Ho tentato di consegnare, ma non esiste nessun checkpoint veicoli connesso. Beh, ci serviva personale. Non lo so, ragazzi, se avete un'idea. Però insomma, che dire, AirPods Zero sembra uno dei giochi, per quanto ricordi molto anche un Prison Architect, ma con il prigione non ha nulla a che fare. Però calcolando, abbiamo fatto un piccolo aeroporto che cerca di comunque guadagnare qualcosina con i voli turistici, con i voli, diciamo, ah, c'è quella mucca qua, con i voli, diciamo, di a volo a vista, insomma. Ah, adesso entrano, no, non entrano, no, non vogliono entrare. Ma perché non vogliono entrare? Perché ho sbagliato la strada? Strada di servizio. Questa è la strada di servizio. Boh, non lo so, se lo sapete, perché qua sono già 2 volte che provano a consegnare, ma non vengono a consegnare. Non lo so. Informazioni sul ciclo, richiedi carburante extra, non lo so. Posso disabilitare il rifornimento automatico, ma c'è qualcosa che non va. Comunque, al momento non mi serve granché, perché vedo che sti qua volano un po' per conto loro. Questo se ne andrà lontano, questo se... è bellissima anche la mappa. Vanno in Francia, questo va in Italia, va a Forlì. Questo va invece a Salisburgo. È figo, è fatto veramente, si denota veramente una grande passione. Poi io non sono uno cimino in questi giochi, però sono sempre pronto a imparare, perché alla fine è un errore qua, probabilmente dovrò capire che cosa c'è che non va in tutto questo, o che l'ho messo al contrario e dovevo metterlo dall'altra parte. Non ne ho idea, poi comunque non vengono a consegnare e se ne vanno, e va bene. Allora, il gioco sicuramente promosso, non costa poco, costa 20, 21,99 euro, 22 euro. Non è sicuramente per tutti, ma è sicuramente per gli appassionati di aeroporti e soprattutto di gestionali. Promosso secondo me pieni voti, perché non mi dispiace, graficamente carino, sembra anche piuttosto profondo, come potete vedere. Non abbiamo fatto ancora niente, cioè non abbiamo ancora visto nulla a livello di code, a livello di tornelli, a livello di compagnie aeree. Infatti poi potremo gestirci tutti i voli, le statistiche. Diamo un'occhiata anche al menu sotto. Abbiamo qua, vabbè, il pianificatore di voli, che l'avevo fatto vedere, con tutti i giorni, con i contatti con le compagnie, quindi i vari possibili orari di partenza o la pianificazione automatica dei voli, insomma, la gestione di tutto. Qua sotto c'è, vabbè, il piano di volo al momento, tutti gli arrivi e le partenze. Qua abbiamo, vabbè, sovrapposizione di zone, sono tutte le cose grafiche, sovrapposizione via di rullaggio, sovrapposizione di coda e balle varie. Qua abbiamo i passeggeri che abbiamo, il personale, abbiamo i bagagli che ci sono in giro, dal nastro trasportatore, smistamento in trasporto, gli aerei che attualmente sono presenti in aeroporto e i veicoli di servizio che attualmente sono due. Qua abbiamo invece la soddisfazione di diverse cose, da quella generale, passando per l'aviazione generale, passando per le compagnie, del passeggero e della sicurezza, dei livelli di sicurezza. Come vi ho detto, c'è anche l'aggiunta, la patch sulle emergenze. Questo è quello che è il menu. Qua a lato invece abbiamo altri menu ancora, che sono le varie voci che si aprono all'interno poi del menu, che si apre con tab, con il personale. Queste sono tutte le notifiche, i turni di lavoro. Quindi col direttore delle risorse umane organizziamo i turni dei nostri lavoratori. Questo va a Rostock in Germania. Vada, vada, non cincischi. Gioco che è completamente in italiano, probabilmente sul tubo ci sono ancora video dove non è in italiano, è stato tradotto già da un po'. Ringrazio anche lo sviluppatore per la possibilità di provarlo. Ovviamente attendo chi di voi sa e vuol consigliarmi come mai non vengono a consegnare Sarebbe forse una cisterna, ma io non ce l'ho. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo AirPods Zero e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!